Ciao chef, mentre tu stai elaborando il tuo piatto, ho qui con me un ospite, Vittorio. Ciao. Di cosa parliamo, Vittorio, oggi? Beh, io a caso parlerei di oli, visto che li sta usando anche lo chef. Ti ho portato i nostri oli. Oli della zona di? Siamo a Vetralla. Quindi nel Lazio. Che oli hai portato? Armando, ho portato degli ottimi oli. Olio Traldi, che produce l'azienda agricola Francesca Boni, che si trova a Vetralla, quindi nella Tuscia. Si sente che io sono della Tuscia. Moltissimo, infatti. Ne vedo quattro. Sì, sono quattro perché sono oli differenti. Abbiamo il nostro Classic, a seguire Lectia, che prende il nome da una donna aristocratica etrusca. Poi c'è Eximius, il nostro medio, quindi il nome di un gladiatore romano. E chiude Athos, il più intenso, che prende il nome da una figura della mitologia greca. Gli oli non sono diversi soltanto esteticamente, hanno delle caratteristiche organolettiche differenti per l'abbinamento con i vari piatti, però l'olio va saputo interpretare, assaggiare. Mi hai incuriosito, ma lo possiamo assaggiare quest'olio? Lo assaggeremo sicuramente, però siccome l'assaggio fatto bene dell'olio è un rito a tutti gli effetti, io direi di prenderci la prossima puntata con calma. Ok, alla prossima, ciao chef! Ciao chef, sono ancora qui con Vittorio Dalla Tuscia, parliamo di olio e noi, Vittorio, assaggiamo oggi? Proponiamo un prodotto da abbinare al tuo olio? Sì. Che olio avresti abbinato a questo prodotto? Avrei abbinato un olio leggero come categoria, è un blend composto da caninese principalmente, ma dentro anche frantoio, moraiolo, leccino e pendolino, quindi risulta molto equilibrato. Amaro e piccante ci sono, come in tutti gli oli extravergine di oliva, però sono equilibrati. Quindi sui latticini rende molto. Non a caso il packaging dà sul bianco, come sono appunto i latticini. Posso? Devi. Trattala bene perché stai prendendo una signora. Lei è Lectia, la matrona etrusca. Quindi l'abbiamo abbinata a una ricotta della zona sempre della Tuscia, giustamente. Ricotta di latte di capra al latte crudo. Perfetto, a vederla sembra buona, assaggiamola. Dal colore dell'olio cosa mi potresti dire? Beh, il colore, fermo restando che come abbiamo detto non è un parametro fondamentale per il giudizio, ti posso far notare la limpidezza del prodotto, quindi è un olio filtrato in maniera perfetta ed è molto fluido, quindi aderisce alle pareti del prodotto, in questo caso la ricotta, vuol dire che è un olio corposo, strutturato, bastano poche gocce per esaltare ogni piatto. E il discorso del filtraggio non è secondario, perché togliendo tutte le impurità, quando l'olio esce dal decanter del frantoio, tra cui l'acqua e alcuni residui di lavorazione, noi garantiamo al prodotto una lunga vita di conservazione. Assaggiamo? Assaggiamo. Passiamo all'atto pratico. Beh, ci abbiamo azzeccato. Posso definire una persistenza nobile, ma non invasiva. Quello che volevamo. Ci fa piacere che tu l'abbia colto. Ci sta benissimo, ci sta benissimo. Sì. Qualsiasi piatto può essere saltato dall'olio extravergine di oliva, dall'antipasto al dolce. E la ricotta ne è una testimonianza, perché tu la usi sia nel salato che nel dolce. Quindi lo potrei anche usare su un gelato. Anche, perché no? Assolutamente sì. Alla vaniglia? Anche, un fior di latte. Un fior di latte. Sì. Ciao chef! Lo sai che oggi ti ho fatto una sorpresa? Che mi hai fatto? Tu stai usando quest'olio, Capsula che è olio bianco, oggi. Ma sì. Tu non sai bene come si chiama. Chiediamolo un po' al nostro Vittorio Dalla Tuscia. C'è Vittorio. Vieni Vittorio, accomodati qui con noi. Allora qui c'è l'olio Traldi che esatto. Si chiama come? Si chiama Lectia. E perché Lectia? Dillo al nostro chef, così si impara a dire il nome. Illumino. Lectia è uno dei nomi che abbiamo scelto per i nostri oli, in questo caso è un omaggio a una donna aristocratica etrusca. Gli etruschi erano di casa dove siamo noi. Diciamo che Traldi è subentrata agli etruschi come azienda. E gli etruschi sono stati una popolazione che, a differenza delle altre, alla donna hanno dato sempre molta importanza, molta visibilità. Bravo, aspetta, insegnalo a Roberto. Alla donna certo. Hanno dato sì, sì. molto.
Ma io gliela do. L'importanza è molta visibilità. L'importante è che guarda bene. Ecco, poi devo guardare. E quindi questo è un olio che piace molto all'universo femminile, perché c'è l'amaro e il piccante, però è equilibrato. Quindi, come tutte le donne, è di carattere e si fa rispettare. Che acidità, scusa Vittorio? L'acidità è molto bassa, i nostri sono tutti oli extravergine di oliva con polifenoli altissimi e con acidità molto bassa. Sì. Quindi diciamo un piatto dedicato un po' anche alle donne. Dedicato a Vittorio anche. A Vittorio, allora lo dedichiamo a Vittorio, un po' a me. Niente, fammi andare che l'acqua va già bene, bolle. Allora Vittorio grazie, noi grazie, continuiamo Vittorio, grazie. Qua. Grazie. Grazie a te. Allora dai, ecco. Su, veloce, allora, se no facciamo tardi, non riusciamo a finire il piatto. No.